primissimo ricordo in sinestesia è quando incontrai i due fondatori, Francesco Ronchi e Ivan Lunardi, nella loro primissima sede in Corso Lancia. E fu la prima volta in cui io conobbi sinestesia come realtà produttiva e con loro poi decidemmo di iniziare a collaborare nel maggio-giugno del 2011. Un altro dei miei primissimi ricordi in sinestesia è l'ufficio molto stretto in cui stavamo. Praticamente noi all'inizio eravamo in 3 persone in 4 metri quadri, eravamo tipo 5 scrivanie in 4 metri quadri. Grazie al cielo adesso siamo un po' più larghi e abbiamo un po' più di spazio vitale. Questi sono i miei due primissimi ricordi di sinestesia. Ciao, sono Marco Roberti e in sinestesia mi occupo di amministrazione, controllo di gestione e in parte anche di HR. In questi anni in sinestesia ho imparato un sacco di cose. Diciamo che il mio percorso professionale in sinestesia è stato molto vario e molto differente. Ho iniziato come sviluppatore software. Chiaramente io in sinestesia come sviluppatore software una delle cose fondamentali che ho imparato è stato il lavoro in team, perché le mie precedenti esperienze professionali erano molto legate alla mia libera professione, quindi a un lavoro molto solitario. Sinestesia mi ha insegnato l'importanza del lavoro in team e del gruppo di persone. Chiaramente poi mi sono evoluto in questi anni dal punto di vista professionale facendo un rapido passaggio nel mondo degli eventi e devo dire che è stato molto interessante lavorare in questo settore di sinestesia perché mi ha aperto nuovi orizzonti professionali e alla fine sono approdato nel team di amministrazione. Chiaramente non avendo un background culturale di formazione da ragioniere o da contabile, in team amministrazione ho imparato veramente tantissime cose. Ho dovuto da un giorno all'altro diventare un'amministrativa, come dicono le mie colleghe. Questo percorso di apprendimento sul mondo dell'amministrazione sta ancora continuando tutti i giorni e voglio sperare insomma che continuerà per i prossimi anni portando grandi soddisfazioni a tutti noi. Sinestesia è cambiata tantissimo in questi anni, chiaramente io come dicevo prima ho iniziato a metà del 2011 quando Sinestesia era un gruppo di 5 persone in un ufficio preso in prestito da un'altra azienda. In questi 11 anni Sinestesia non è solo cresciuta nei numeri delle persone, non è solo cresciuta nei numeri del fatturato, ma è cresciuta anche come capacità produttiva e come competenze delle singole persone. Uno dei punti di forza di questa società è sempre stata la diversificazione del business. Grazie a questo noi oggi facciamo un sacco di attività diverse rispetto all'inizio e quindi questo è secondo me uno dei punti di forza della crescita di Sinestesia. Diciamo che dopo 11 anni siamo ancora all'inizio, voglio sperare che nei prossimi 20 anni faremo ancora molte più cose. Allora, la mia giornata tipo inizia con il caffè del mattino da Pasquale, perché sennò non riesco neanche a salire le scale dell'azienda. Poi arrivo, rapido controllo delle mail per capire un attimino la situazione appena arrivato, organizzazione della mia giornata lavorativa, un po' di organizzazione con le mie colleghe del team di amministrazione. E poi si inizia la giornata. Come dicevo prima, io ho tutta una serie di attività che seguo e quindi fondamentalmente mi organizzo la giornata cercando di dare una priorità alle attività necessarie all'azienda e quindi inizio dalla mattina fino alla sera a fare queste cose. Come sapete io mi occupo un po' di fatturazione attiva, un po' di fatturazione passiva, di gestione dei clienti, di gestione dei fornitori, quindi la mia giornata è abbastanza varia e abbastanza intensa. In tutto questo va sempre gestito l'emergenza dell'ultimo minuto su qualsiasi fronte, anche perché, come forse saprete, noi del team amministrazione siamo abbastanza come i marine, sbarchiamo e risolviamo i problemi di tutti. La mia parola preferita, diciamo che io non ho una parola preferita, ma ho una frase preferita. La mia frase preferita è: a tutto si pone rimedio, tranne che alla morte. Quindi questo, anche se non sembra, io sono tremendamente ottimista, anche se a vedermi così non sembra, e quindi questo mi porta sempre a cercare di approcciarmi in maniera logica e razionale a tutte le problematiche e a cercare di risolverle. Allora, io su un'isola deserta da solo, sicuramente la prima cosa che porterei è il mio ebook reader. Nel senso che io sono sempre stato abituato ad avere un sacco di libri, a leggere un sacco di cose, quindi in un'isola deserta dove non ho nessuna prospettiva di ammazzare il tempo da solo, credo che la prima cosa che assolutamente mi porterei sarebbe il mio Amazon Kindle per leggere i miei amati libri, che insomma io ho tipo qualcosa come 6-7 mila libri. Sono un vorace lettore e la lettura mi aiuta sia a tranquillizzarmi e a placare un po' la mia irrequietudine naturale e sia comunque a crescere costantemente ogni giorno imparando nuove cose. Venite a lavorare in sinestesia, primo perché tutto sommato ci si diverte
e quindi è molto importante lavorare in un ambiente di lavoro dove divertirsi. Venite a lavorare in sinestesia perché è un ambiente che vi farà crescere sicuramente a livello professionale. Venite a lavorare in sinestesia perché abbiamo bisogno di braccia per crescere. Venite a lavorare in sinestesia perché comunque è un'esperienza che vi cambia la vita.